Ovviamente faremo ricorso al TAR e siamo pronti anche a farlo al Consiglio di Stato, che poi è il terzo grado di valutazione, quindi immagino che si verrà al Consiglio di Stato. Le nostre firme sono state raccolte tutte nella piena legalità. Oggi confidavo che ci fosse già data ragione, ma il collegio che ha giudicato, che è l'identico che ci aveva dato torto 48 ore fa, non ha avuto il coraggio di dare torto a se stesso, solo che non ci ha spiegato perché. Ha detto sostanzialmente che sulle motivazioni dei nostri ricorsi non può pronunciarsi, cioè non ha preso in considerazione le sentenze del Consiglio di Stato ai sensi delle quali le nostre firme sono perfettamente valide. Ma io chiedo una operazione legalità piena. Il collegio di oggi ha eliminato qualche centinaio di firme in più dalla nostra lista, senza spiegarci perché non le ritiene valide. Se abbiamo torto noi, ce lo spieghino, siamo pronti a riconoscerlo. Ma a questo punto bisogna fare un'operazione chiarezza, trasparenza e legalità su tutte le liste presentate per la Regione Lombardia. Chiedo che la Corte d'Appello riverifichi tutte le firme a sostegno delle liste e listini presenti in Regione Lombardia, perché le elezioni regionali devono avvenire nella massima trasparenza. Anzi, sono convinto che a questo mio appello si aggiungeranno anche i miei competitors che in questi giorni hanno abbondantemente parlato di legalità e trasparenza. Tutti insieme chiediamo il ricontrollo firma per firma di ciò che è stato apposto a sostegno di tutte le liste presentate in Regione Lombardia. C'è un problema di forma e un problema di sostanza. Il problema di sostanza è la democrazia. I cittadini devono poter votare scegliendo tra i partiti di loro preferenza. C'è un problema di rispetto della legalità. Verifichiamo che questa legalità sia stata rispettata da tutti, ripeto, da tutti quanti. Ricorso immediato da parte nostra domani al Presidente del TAR per ottenere una sospensiva e nel momento in cui al primo dibattimento sarà possibile inserire questo tema, se poi vi fosse il ricorso della parte perdente si possa arrivare al Consiglio di Stato nei tempi più veloci possibili, con però la speranza che ci sia la sensibilità, mi lasci dire in termini di democrazia, di far sì che i tempi non si allunghino. Io ho letto una dichiarazione molto interessante di un uomo di sinistra come Mario Dinolfi, che dice: se queste cose fossero successe a noi di sinistra saremmo già in piazza.